Signor Presidente, distinte autorità, cari amici, vengo come penitente che chiede perdono al cielo e ai fratelli per tante distruzioni e crudeltà. E vengo come pellegrino di pace, in nome di Cristo, principe della pace. Tacciano le armi, se ne limiti la diffusione, qui ovunque, cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale. Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace, ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice che vuole vivere, lavorare, pregare in pace. Sta a noi, umanità di oggi, e soprattutto a noi, credenti di ogni religione, convertire gli strumenti di odio in strumenti di pace. Sta a noi esortare con forza i responsabili delle nazioni perché la crescente proliferazione delle armi ceda al passo alla distribuzione del cibo per tutti. Sta a noi mettere a tacere le accuse reciproche per dare voce al grido degli oppressi e degli scartati sul pianeta. Troppi sono privi di pane, medicine, istruzione, diritti e dignità. Una domanda che mi è venuta in mente nella Chiesa era questa: ma chi vende le armi a questi distruttori? Perché le armi non la fanno loro a casa. Sì, qualche ordigno faranno, ma chi vende le armi? Chi è il responsabile? Che almeno io chiederei che abbiano questi che vendono le armi la sincerità di dire: noi vendiamo le armi. Non lo dicono, è brutto.